Quanta confusione qui! C'è proprio di tutto nel mercato di Gerusalemme. E che odori! Si sente anche il profumo forte dell'incenso. E poi, questo strano odore, cosa sarà? Mirko, vedi quei sacchi lì? Sono pieni di spezie di ogni tipo. Menta, paprika, coriandolo, rosmarino, timo, curcuma. Chi più ne ha più ne metta. Beh, anche l'odore del formaggio non scherza. A me non piace tanto, ma dicono che il mercato di Gerusalemme sia famoso soprattutto per questo. Già, e non dimenticare, Mirko, che è anche uno dei più antichi da queste parti. Ci sono più di 200 venditori, con tutta questa gente sembra quasi un labirinto. Sembra un po' come una delle nostre fiere, quando tanta gente da ogni paese o città vicini si riversa per festeggiare insieme. A proposito, ricordi cosa accadde un giorno tra queste strade? Quando un gruppo di greci venuti a Gerusalemme proprio per una festa chiese all'apostolo Filippo di poter vedere Gesù. Sì, e lui ne approfittò per parlare loro di ciò che gli sta più a cuore, amare. Un amore che porta fino a perdere la vita, come ha fatto lui, Gesù. Che ha amato così tanto da dare la vita per noi. Sì, è lui che ci insegna ad amare.